Innanzitutto una grande emozione, direi, perché mi sono trovata con delle donne eccezionali. Ecco, la mia storia l'ho già detto sul palco, una storia direi normale. Impegno per il sociale, certo, perché facendo impresa, devo dire, se si ha una visione etica dell'impresa, sicuramente si ha la consapevolezza di avere un ruolo pubblico, direi, non soltanto privato. E quindi attenzione massima a quelli che sono tutti gli stakeholder, a cominciare dai collaboratori, a quello che è il territorio e a quello che è la regione nella quale si opera, nel senso del territorio nel senso più ampio. E noi abbiamo in certo qual modo adempiuto a questo dovere morale e questo impegno sociale aprendo un museo che per i primi 20 anni è stato offerto gratuitamente e con visite guidate, sempre accompagnate da personale laureato in beni culturali, sempre assolutamente gratuite. E questo penso che sia stata una forma di impegno forte nei confronti di una regione come la Calabria, dove non sempre la cultura è considerata un bene di prima necessità. E da un anno ovviamente il nostro museo è a pagamento, ma per le scolaresche e per le associazioni, per esempio di volontariato, eccetera, è assolutamente gratuito. Ecco, lei in Calabria aveva detto, pensava, immaginava, vagheggiava di fare toccata e fuga. Vado, la guardo un attimo, faccio un bagno al mare e poi ritorno. Bravo, di farci le vacanze, mare strepitoso, una natura splendida e direi anche lontano da tutte le grandi folle e quindi veramente una regione poi dove c'è montagna a 1500 metri, si arriva in un'ora di orologio e fra il mare e la montagna, e quindi devo dire dove c'è tutto. C'è una stele nella piana di Sibari che ora hanno spostato a causa dei lavori della 106, dove le Norman scriveva che la bellezza del mare della Magna Grecia e invece la maestosità dei paesaggi alpini, questo per dire. È poi una terra anche di persone forti, generose, però che ha bisogno ancora di essere sviluppata, e devo dire che negli ultimi anni si è visto un cambiamento notevole e speriamo di continuare sempre affrontando anche quelle che sono le sfide attuali di un mercato ogni giorno più difficile, di prezzi assolutamente folli, basta pensare all'approvvigionamento del gas e di cambiamenti climatici. Noi abbiamo un'azienda agricola, la liquirizia è un sottoprodotto dell'azienda agricola. Quest'anno siamo tutti al palo, abbiamo le clementine che nella nostra zona sono IGP, con la siccità e con la mancanza di freddo ancora stanno lì sugli alberi e non si sa cosa succederà. E lo stesso è stato con le olive, che non ha fatto una goccia d'acqua mai. Questo clima che è andato avanti fino a circa 30 gradi fino a una settimana fa, e quindi questo è un problema serio. Cambiamenti climatici, ovviamente, ai quali noi cerchiamo di porre insomma la nostra attenzione attuando, per esempio, utilizzando fonti sostitutive. Abbiamo fotovoltaico che basta quasi completamente al fabbisogno della produzione. Nei periodi invernali c'è bisogno di una piccola aggiunta, ma devo dire funziona molto bene perché il sole non ci manca. Abbiamo per esempio sistema di riscaldamento che viene fatto incanalando i vapori della produzione nella parte degli uffici, quindi cerchiamo attenzione ai fumi, alle emissioni di CO2, cambiamenti, abbiamo fatto cambiamenti di caldaie, stiamo aspettando i collaudi proprio per aver preso caldaie che non hanno emissioni molto più basse. E però questa è una lotta continua, e però noi imprenditori non saremmo tali se non avessimo così questo sogno di andare sempre avanti, innovando e direi anche spesso con un pizzico di follia e di utopia, perché vogliamo guardare oltre e spingerci sempre più in là, mantenendo una tradizione che per la nostra azienda è di quasi 300 anni.